Pronto? Chi c'è in linea? Gaetana! Ah, buongiorno signora Gaetana, ci segue da tanto tempo? Dall'88! Bene, mi dica, i tarocchi sono qua a sua disposizione. Vorrei sapere se la mia relazione con Tiffano andrà in porto. Quanti anni ha, signor Tiffano? 89! E lei, signora, mi scusi? 37! Vediamo un attimino i tarocchi. C'è l'innominato e l'impiccato. Mi esce la luna nera con la morte. La morte ovviamente mi sancisce la fine di questa storia, quindi non avrà futuro. Ma morta tua sorella, ma vaffanculo, va! Abbiamo lasciato la signora Gaetana, che salutiamo, molto simpatica. Adesso passiamo alla seconda rubrica della giornata, l'oroscopo per il 2021. Ariete, la buona sorte sarà con voi e faciliterà la riuscita di alcuni piani che vi porteranno a livelli superiori. Toro, dimostrerete abilità nell'affrontare una prova importante con grande coraggio, mettendo alla prova corpo e mente. Gemelli, l'anno nuovo vi darà la possibilità di riposare dopo un anno difficile, grazie all'influenza di Mercurio. Cancro, finalmente la fortuna vi si parerà davanti. Gli influssi positivi di Marte miglioreranno le relazioni sociali. Leone. L'opposizione di Mercurio regalerà grandi e inattese soddisfazioni dal punto di vista economico, che potrebbero cambiare la vostra vita. Vergine. Finalmente l'amore sboccia anche per voi. Il sorgere di una luna nuova favorirà l'incontro con una persona che amerete quanto voi stessi. Bilancia. Giove e Saturno, in allineamento, causeranno un momento difficile in cui potrete pesare la pasta di cui siete fatti. Scorpione, la dea bendata vi porterà a compiere un grande sforzo per vedere oltre la superficie delle cose. Il tempo sarà propizio per prendervi cura della casa. Sagittario, nell'anno che verrà, i pianeti porteranno fortuna e favoriranno una maggiore socialità. Potrebbero prendere forma incontri speciali. Capricorno. Saturno consiglia di prendersi una pausa e rallentare dallo stress frenetico della routine quotidiana per ritrovare il benessere psicofisico. Acquario. L'opposizione di Nettuno con Krypton favorisce i viaggi, in particolare quelli di lunga distanza. Lasciate tutto chiuso in casa e liberatevi di qualsiasi peso verso nuove e ignote avventure. Pesci. Non sarà un anno semplice, funestato da spese e impegni. Gli ascendenti Gallo potrebbero fare i conti con alcune perdite economiche impreviste. Per concludere, i nostri consigli. Giocate questi 6 numeri al Super Enalotto. E se qualche spavaldo li volesse giocare anche sulla ruota di Roma, può farlo. 4, 30, 63, 14, 31, 81. Il mago Felix Nuevo Año vi saluta e vi ringrazia per essere stati in nostro ascolto e vi rimanda all'anno nuovo. Ciao, sono Pier Fischio, fai come me, iscriviti al canale YouTube delle Stortis.